Volete crediti per sniperare, eh? Allora passate da fifacoin.com e applicate lo sconto il cine minuscolo per avere il 5% di sconto, link in descrizione. Perfetto, siamo appena stati dal barbiere, infatti sono più figo del solito. Avevamo 6121 crediti, però il top comment mi ha scritto: prendi D'Albert, appunto brasiliano e della Serie A in TS, e prendi o Rafinha o Paulinho in CC. Secondo me, ragazzi, Paulinho è mille volte più buggato e lo usano tutti in Foot Champions. Ovviamente abbiamo pagato, abbiamo sniperato questi giocatori. D'Albert 700 crediti, il prezzo minimo, mentre invece Paulinho ha 900 sniperato, perché sennò costava 1.300, e quindi ci sono rimasti un bel po' di crediti. Almeno 4.000 crediti abbondanti ci sono rimasti. Oggi con la prima partita andremo a vincere, speriamo, il titolo dell'ottava divisione e prenderci altri 3.000 crediti. Che ragazzi, prima di incominciare questo episodio volevo farvi vedere un'applicazione, si chiama OneFootball, dove voi potete appunto scaricarla dal Play Store o dall'Apple Store e potete guardare tutte le notizie di calcio. Potete mettere la vostra squadra preferita, io ad esempio ho messo il Milan e infatti mi dice che giocherà domani con l'Hellas Verona, speriamo, mettiamo 2, 86%. Poi ci sono anche notizie di calcio estero, Shevchenko promuove Gattuso, incarna il Milan vincente, attuale commissario tecnico della nazionale ucraina, Andriy Shevchenko ha parlato della nomina dell'ex compagno Gennaro Gattuso come nuovo allenatore del Milan, se lo merita! Gli auguro di fare molto bene col Milan. Comunque scaricatela, veramente ci sono tutte le notizie riguardanti, ad esempio qua vedete che io ho solo notizie del Milan perché ho messo come squadra preferita Milan. Poi oltretutto ci sono anche tutte le partite di Serie A, ad esempio adesso è in corso Napoli-Torino, lo sto registrando il sabato, e ha fatto gol Hamsik, Zielinski e Koulibaly. Raga, speriamo che faccia gol anche il nostro Koulibaly oggi. Ovviamente mi sono dimenticato pure di dirvi che ho dato una forma fisica rosa, quindi altri 500 crediti se ne andranno. Perfetto, prima partita 3-4-1-2 con buggati. Chi è quello? È Meniche. Attenzione, Pelé, subito, super skills, super skills. Elastico, elastico se ne va, tra denti persone, Pelé! 1-0, subito. Attenzione, no, quitta. Stiamo per vincere il titolo, ragazzi. Abbiamo vinto il titolo, subito. Dopo neanche un minuto, 3126 crediti da aggiungere a quelli che abbiamo, quindi li aggiungiamo subito. Attenzione, squadra tutta oro. E noi abbiamo una metà bronzo. Vediamo un po' se ci dà del filo da torcere questa squadra. Io la vedo ben piazzata. Correranno tantissimo. Half-Life, non possiamo. Half-Life, che non so neanche come si pronunci. Vai, dentro per Pelé. Mamma mia, come se li beve! Come se li beve Pelé! Subito! 1-0! Quarto minuto! E c'è il gol del nostro Pelé! Ragazzi, nel prossimo episodio mi sa che ci sarà una grandissima sorpresa. Aspettatela, perché è la super sorpresa mondiale. Aspettate che qua... È la super sorpresa mondiale e veramente ci sarà un piccolo upgrade. E con piccolo dico grossissimo, enorme. Ma Pelé... Pelé rimarrà Pelé. L'avete capito? No, 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 no. Bravo Koulibaly a chiudere. A chiudere questo Aboubakar If che è buggato. Half-Life può partire in velocità. Half-Life, Veronica. Sono tutti diventati dei fortissimi. Con Pelé dentro, dentro. Orco cane. Mamma mia, devo fare un pallonetto violente. Attenzione, Paulinho ancora. Bernard dentro per Allan. Allan per Paulinho, che... fa una finta strana e fa una finta sbagliata. Chiudetelo. Chiudetelo. Ma dovete chiuderlo, Tonelli. Mamma mia, ma chi era? Godoy o Tonelli? Brahimi ci ha fatto un gol. Anche questo Brahimi è buggato, eh. Comunque non doveva farcelo, non dovevo farlo passare in questo modo. Gli ho lasciato troppa libertà e ho sbagliato io. Poi Skorupski non è che sia... Bravo Kuliba. Va bene così Kuliba. Adesso dentro per Bernard. Dentro ancora per Paulinho. E c'è Pispas che lo vede. Bernard
Bernardo! Pispas! No, Pispas! Bernardo! Gol! 2-1! E c'è il long shot di Bernard che adesso va a fare il suo, la sua esultanza bellissima, oltretutto. Devo dire che è molto bella come esultanza, questa fa schifo. Andiamo subito! Ma che cos'è? Ma Dalbert, guarda, non facciamo cazzate. Ma per favore, dai, io ti prego! Com'è possibile? Toh, tienilo! Lo volevi così? E allora te lo diamo così! Cioè, nel senso, se volevi un driven shot fatto a schifo, me lo dicevi subito che giocavo come al Foot Champions! Guarda, 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 guarda che bello! Guarda che bello! Mamma mia, questo Pereira, quanto è buggato! Quanto è buggato quel Pereira! L'abbiamo portato a casa, ma non abbiamo potuto aprire i pacchetti. Squadra di argento e oro buggati. Roussillon, Le Marchand, lì come si chiama. Corri Pelé, tira una botta! Ma cos'era? Cos'era questo? Ha pure laggato di brutto quando ho tirato. Ragazzi, che schifo. Ragazzi, dobbiamo fare qualcosa, aiutatemi con i commenti. Guarda come lagga, guarda come lagga! Adesso vado dentro così, tiro una botta e faccio gol. Tu e il tuo lag switch schifoso. Sì, continua, continua. Usalo, usalo. Adesso aumenta la frequenza. Perché questo non è lag normale, eh. Il lag normale è tipo a tratti e poi funziona. Qui invece è proprio a scatti. Va in frequenza, guardate. Pum, pum, pum. No, tienilo, tienilo. Oh, allora, per favore, o quitti... O non lo so cosa dire. Non so neanche come ho fatto io a fare sto gol. È pauroso. Ha tolto il lag switch. Forse l'ha disattivato perché ha detto tanto non funziona. Questo fa lo stesso. Mamma mia, cosa ha fatto Bernard. Ancora. Dentro. Pelé. Mamma mia. No, dai, il quit, no. Pelé. No, no, no. Adesso quitta. No, volevo fare un gol. No, non possiamo aprire i pacchetti, lo sapevo. Ok ragazzi, l'ultima partita. Già una squadra oro bella piazzata, eh. Questi non scherzano. Quindi ragazzi, dal prossimo episodio dovete assolutamente scrivermi nei commenti chi comprare sostituti a Godoy, soprattutto l'attaccante. E a, ovviamente, Half-Life, perché mi dispiace ma li dobbiamo salutare. Dobbiamo almeno avere una squadra oro. Dai, facciamoli assaporare il bug di testa, vai. Gol. Facciamoli assaporare il bug di testa. Gol. Mamma mia, Pelé 1-0, undicesimo minuto con il bug di testa. Mamma mia. Vai così ragazzi, vai così. Magari questo qui non quitta, basta che non gli facciamo subito gol, che lo facciamo un po' giocare, perché sennò non abbiamo neanche un pacchetto. Però, ma cosa succede? Ma cosa sono questi bug? No, raga, no. Paulinho. Che culo però, eh. No, ragazzi, sta avendo un culo. Che schifo. Che culo. Cioè, io non lo so, ragazzi, com'è possibile. Spiegatemelo voi com'è possibile. Ha fatto 20 rimpalli dalla sua area alla mia. Niente da... Proprio non ho parole. Non ho parolo, toh. Non ho parolo. Pispas, no! Cos'è? Cos'è? Paulinho, chi è che è quello? Allan, Paulinho... Pispas, cosa ti sei mangiato? Potevi essere l'iro del momento. Cosa cavolo ha fatto? Che intervento era? Vai che è l'ottantesimo, ragazzi. No, ragazzi, basta. Sta scriptando in tutte le lingue del mondo, in tutte le salse. Dai, ragazzi. Dai, che ci siamo. Contropiede violento. Dentro per Paulinho. No, dai, non potevi passarla lì. Bravo, andiamo. Pispas, dentro. Ma Pelé, ma sei un cazzo. Vai, vai Half-Life. Dentro. Bellissimo. Per Pispas. Che vede il taglio di Bernard. Bernard, no. No. Per fai cagare. Dai, ancora. Vai Half-Life, spingi Half-Life. Pispas,
dentro nel mucchio, Bernardo, è come al solito. No, attenzione, attenzione, ragazzi. Bravo, Godoy. Dentro. Stiamo lottando con il cuore. È sofferta questa partita. È sofferta. Attenzione, Pelé, devi dare uno sgancio te. No, è circondato da 25 persone. Bravo, Koulibaly. Dentro per Dalbert, che ancora passa così a Paulinho, che sbaglia tutto. Paulinho, sei una merda. È finita, ragazzi. Mamma mia, che sofferenza. Non siamo riusciti a vincerla l'ultima. Non siamo riusciti a vincerla, ma c'aveva una squadra abbastanza piazzata. Douglas Costa, Mandzukic, Felipe Anderson, Parolo, Milinkovic-Savic, Brozovic, Lukaku, che è bagatissimo, Albiol, De Vrij, Kolarov e Reina. Non era male come squadra. Noi dall'altra parte avevamo un inizio di grande squadra. Bernard non va bene, Paulinho non mi è piaciuto, Dalbert nemmeno tanto, ma dobbiamo dargli un paio di partite. Skorupski è da cambiare, Koulibaly e Tonelli ancora. Ragazzi, sinceramente il migliore cioè Half-Life e Godoy hanno fatto tanta roba in sta partita, E poi vabbè, ovviamente il nostro Pelé, che comunque con dei difensori abbastanza forti inizia ad avere delle difficoltà, inizia ad avere qualche difficoltà con il fisico. Bene ragazzi, quindi siamo rimasti con 8200 crediti circa. Fatemi sapere sotto nei commenti il top comment su chi cambiare in questa squadra. Oggi niente pacchetti, purtroppo è così, andando avanti sempre di più, fare tripletta con Pelé sarà sempre più difficile comunque. Quindi ci sarà una sorpresona, spero, nel prossimo episodio. Un saluto dal Cina, noi ci vediamo giovedì con il prossimo video. Bella lì!